Oggi vi parlo del famosissimo delitto di Chiavenna che tra l'altro molti di voi mi avevano già suggerito io porto avanti sempre i casi che mi chiedete di più a meno che non siano casi che mi implicano davvero tanto tempo di preparazione quindi li rimando magari quando ho un attimo più di tempo però di solito mando avanti quelli che, che mi chiedete allora siamo a Chiavenna Chiavenna è un paesino piccolino arroccato sulle rocce della montagna ed è molto caratteristico, molto piccolo, ma caratteristico. E infatti ci sono solo 7500 abitanti, quindi direi piccolino. E si sviluppa tra Sondrio e la Svizzera. Quindi proprio siamo al nord nord-nord dove è freddo, dove gli inverni sono pungenti, dove anche le cime delle montagne sono pungenti ed è meta di escursionisti, insomma, è una meta eh, nota per il turismo, soprattutto per gli amanti della montagna. Ma diciamo che questo paesino, Chiavenna, che non so se qualcuno di voi vi, ci vive lì o, ecco appunto, come Alice, o vive lì vicino, Sarà molto protagonista in questa storia, poiché eh, ci sono numerosi studi eh, psicologici e psichiatrici sulle tre ragazze che hanno evidenziato come anche il contesto della, del, del paese di Chiavedna ha contribuito moltissimo. Nel, uh, nel perpetrare queste azioni poi chiaramente eh, sì forse fossero nate a Roma o a Milano non avrebbero fatto questa cosa certo però non è che tutti quelli che nascono a Chiavenna poi finiscono a fare sta roba quindi eh, Chiavenna si è anche un attimo difesa da queste accuse in un attimo cioè adesso però basta parlare male di Chiavenna perché comunque cioè nel senso se non era mai successo niente prima di quel momento lì un motivo c'era e quindi direi che eh, eh, adesso poi capirete anche perché dico questo: fatto sta che mercoledì 7 giugno del 2000 verso le 6.30 del mattino c'è un anziano che sta passeggiando in via Poiatengo. Via Poiatengo è una stradina. Eh, diciamo che è una piccola stradina fuori porta che dal paesino di Chiavenna porta fino a un parco e il tale parco si chiama Parco delle Marmitte dei Giganti. Ora io sono l'unica a. <ride> cioè ho la mia mente stupida perché io mi sono visualizzata dei giganti con delle marmitte, e ovviamente le marmitte, solo in un posto, possono stare. Quindi non è stata proprio un'immagine meravigliosa e poi ho detto "Ma queste marmitte, visto che sono dei giganti, saranno marmitte grosse, quindi saranno marmotte". E quindi mi sono immaginata delle marmotte nei culi dei giganti. Questa è stata la mia immagine del parco delle marmitte dei giganti. Allora Lungo questa strada, proprio diciamo in prossimità dell'ingresso del parco, questo signore anziano vede una figura vestita di scuro eh, stesa su un fianco per terra. Si avvicina piano piano e... In realtà la persona è immersa in una pozza di sangue, cerca di vedere in volto se è viva, se, mm, chi è, se la conosce e purtroppo è irriconoscibile. Questa persona è completamente sfigurata e quindi non riesce nemmeno lui a capire di chi si tratta. A quel punto chiamano i carabinieri, i carabinieri arrivano e uno di loro la riconosce anche se era un attimo sfigurata. Lei... È purtroppo la signora che vedete qui in foto, Suor Maria Laura Mainetti. Suor Maria Laura Mainetti 61enne, che era riversa in una pozza di sangue dopo aver ricevuto ben 19 coltellate, tra cui tantissime anche al viso e al collo. Quindi. Un massacro, un vero e proprio massacro. Ma andiamo avanti. Chi è questa, questa suorina, suor Maria Laura? Allora lei in realtà l'anagrafe si chiamava Teresia, si, chiama, sì, si chiamava Teresina Elsa Mainetti. Ha cambiato nome una volta presi i voti. Quindi siccome io ogni volta sembra che mi inventi le cose, dovete chiarirmi questa cosa sul clero, che non so. Eh, I preti, io avevo detto in un'altra live che i preti una volta presi i voti potevano cambiare nome. Molti di voi mi hanno corretto dicendomi no, non è vero, i preti non cambiano nome. Però adesso vedo un caso di una suora che prende i voti e cambia nome. Quindi, cioè, le prete, le, i preti no e le suore sì. Maria Laura nasce il 20 agosto del 1939 in un paese bellissimo, in un paese che si chiama Colico. Certo che devo dire che noi in Italia con i nomi dei paesi... Cioè, siam simpatici, eh, Cioè da dire che siam simpatici. Collico, la dovevo ancora sentire. La nostra Maria Laura è la decima figlia della sua... Poi non so se ci sono stati altri figli dopo di lei, però raga, immaginate una famiglia che ha almeno dieci figli. Quindi immagino comunque un contesto molto religioso nel quale la Durex non aveva ancora, non so, non era ancora stata adottata, ecco, come misura precauzionale. E eh, però purtroppo la madre di Maria Laura morirà quando lei è appena nata, quindi non conoscerà mai sua madre. Verrà cresciuta dalle sue sorelle. E secondo me, adesso facendo proprio della psicologia spicciola, perché purtroppo di Maria Laura non sappiamo molto. Secondo me il fatto che lei anche abbia perso la madre da così, eh, cioè, non, non l'abbia mai conosciuta, e sia stata cresciuta dalle sorelle, che aveva tante sorelle. Forse è stato anche un come dire, una, una via agevolata per poi scegliere la vita monastica. Non so, forse era, so, Le sorelle, forse è una cosa che. Aveva già interiorizzato comunque un giorno successe che lei era molto religiosa anche da ragazzina, da bambina. E un giorno un prete le disse: Devi fare della tua vita qualcosa di bello per gli altri. Questa frase, che glielo disse un parroco così, non una persona incredibile, però, questa frase lei disse che le risuonò tantissimo, le, la fece vibrare e le fece capire che la sua missione era quella di diventare una suora, sostanzialmente di fare del bene per gli altri. Cioè, e lei, infatti, da tutta la vita e per tutta la vita, si è sempre dedicata al bene altrui, diciamo anche un po' sacrificando il suo di bene, perché infatti è sempre stata una donna molto frugale che non si prendeva granché cura di sé, era lì già al sacrificio per se stessa, mangiava poco, dormiva poco, ma eh, si faceva in quattro per tutti. Quindi, lei dalla mattina alla sera altro non faceva che aiutare gli altri e questa cosa la faceva sentire sicuramente bene. Comunque, nel 57 eh, disse alla famiglia di voler diventare suora quando aveva 18 anni e cominciò presso le Figlie della Croce di Roma. Prese i voti, cambiò nome. Poi, dopo, diventerà la superiora dell'Istituto dell'Immacolata di Chiavenna. Adesso non mi, non mi chiedete troppo perché queste sono cose che sto leggendo perché poi in realtà faccio fatica anche a memorizzarle. Comunque, lei è una suorina minuta, è molto magrolina e fragilina. E la sua grande passione è sempre stata quella di educare i giovani. In cui si è sempre presa in carico compiti di educazione, di istruzione e infatti all'epoca del, del delitto lei era eh, a capo, penso comunque gestiva insieme alle consorelle un convitto presso la scuola alberghiera. Io uh, non so benissimo come funzionano i convitti, cioè, io so che c'erano i convitti universitari, dove gli universitari andavano tipo dormitorio dell'università che potevano studiare. Non sapevo ci fossero anche per le superiori, ma a quanto pare. Eh, se lo faceva per la scuola alberghiera, forse ci sono anche per le superiori. Su questo caso, raga, purtroppo hanno fatto una mitizzazione assurda di quello che è successo. Per cui anche i media, cosa che per esempio in tribunale non è successa, ma guai mai smontare tutto l'hype del satanic panic. Ma eh, ci hanno fatto del grande esoterismo sotto, hanno creato un, un mito su questo delitto, quando alla fine è sempre la solita banalità del male, cioè sono sempre le solite motivazioni che adesso andremo a vedere, ma non sono poi così esoteriche e incredibili come si vuol pensare. Maria Laura, comunque. Era una suorina davvero dolcina, tenerina, sempre pronta a dare una carezza a chi si sentiva solo, a dare una mano a chi era povero. Era una che girava per strada e cercava sempre di aiutare anche i bisognosi che trovava proprio per strada. Era purtroppo per lei, diciamo, era anche vicina a delle persone potenzialmente pericolose perché stava accanto anche a tossicodipendenti. A persone che avevano molto bisogno di soldi ed erano bramosi di soldi, quindi era capitato anche che magari fosse avvicinata in modo poco gentile, diciamo, da parte di persone che lei stava cercando di aiutare. Quindi capite che eh, nel momento in cui è stata trovata cadavere: la prima idea che si sono fatti gli inquirenti o per i carabinieri è stata è stato un drughetto. Ovviamente è stato un truchè, no? Cioè siamo in una viuzza un attimo dislocata rispetto al paese, via Poiatengo, dove tra l'altro la sera, la notte tante volte si riunivano gruppettini, non so, c'era un po' di spaccio, una roba piccola perché ovviamente siamo a Chiavenna, quindi non chissà che, che giro. Però eh, piccolo spazio oppure un po' di drughe che andavano lì a farsi due robe. Eh, e quindi subito hanno detto: Ok, zona da drughé, eh, lei suorina tanto gentile morta, sicuramente è stata aggredita da un tossicodipendente che la voleva derubare, oppure che le ha chiesto dei soldi lei ha rifiutato oppure, oppure è stata assalita in qualunque, per qualunque movente da comunque un poco di buono, ecco un debosciato e inizialmente quindi cercano di capire quali sono i contatti, della signora per vedere della suorina per vedere di capire se ci sono persone potenzialmente pericolose che orbitavano intorno a lei nell'ultimo periodo anche perché gente fuori controllo quindi ovviamente si va a cercare il debosciato ehm drughe che potrebbe essere entrato in contatto con suor Maria Laura tra l'altro una collega adesso non so bene come si chiama una consorella ok forse è meglio dire consorella di Maria Laura parlerà agli inquirenti di questo soggetto Druguet che chiedeva sempre soldi alle suore e anche quindi a Maria Laura, per cui Maria Laura se l'era anche preso un po' sotto la sua ala di protezione per farlo uscire dalla, dalla droga, eh, lo aveva mandato, l'aveva messo in contatto con dei, delle comunità, stava cercando di aiutarlo a, a essere recuperato. Ecco. E quindi subito hanno pensato di indagare lui. Ma ahimè era una falsa pista perché lui non c'era proprio, non c'era a Chiavenna, insomma non aveva un alibi per cui questo qui non era stato. Quindi di nuovo piombano tutti nel grande dubbio, nel grande giallo. Chi può aver ucciso questa suora? Ma soprattutto perché? Perché è stata uccisa con una violenza brutale? Infatti, quando uh, verrà fatta l'autopsia, qualche giorno dopo la sua morte, innanzitutto scopriranno un dettaglio agghiacciante: ovvero, la, la nostra suorina, poverina, è morta in ginocchio con le mani giunte. Quindi, capiscono fin da subito che lei, nei suoi ultimi atti di vita, stava pregando. E questa è una cosa veramente da, da brivido, e poi scopriranno le 19 coltellate che le sono state inferte, e molte di queste erano inferte al viso e al collo. Io vi dico, lo psichiatra forense che ha lavorato a questo caso e che insomma poi vedrà anche, eh, non vi faccio spoiler, gli asciascini, eccetera, eh, è Massimo Piccosti e dedurrà immediatamente che chiaramente avendo lei tantissime ferite al volto, tant'è che l'hanno proprio completamente sfigurata, si pensa a un delitto profondamente personale, cioè nel senso eh, io devo deumanizzare questa persona, devo deumanizzare la mia vittima. Se ho bisogno di deumanizzarla è perché o sono vittima di una estrema rabbia incontrollabile e quindi voglio cancellare quella persona dalla faccia della terra e quindi gli cancello la faccia, colpisco la faccia per questo, o perché colpendo alla faccia vai a togliere tutte quelle che sono gli attributi ehm, per, di persona de, della persona stessa, quindi la vai a deumanizzare e in quel modo senti meno empatia, cioè non la vedi soffrire, come se tu can, cioè no, ti, non ti voglio guardare, non ti voglio guardare, è una sorta di ehm, distacco dalla vittima. Che a volte è comportato da sensi di colpa interni rispetto al carnefice. Quindi può anche essere che una persona che la sta uccidendo, ma si sente terribilmente in colpa mentre lo fa, e per cancellare questi sensi di colpa, deumanizza in questo modo, perché è incazzato anche per averceli i sensi di colpa. Oppure. Uh, semplicemente una, 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 una lite personale, un problema personale, ecco. Che però in questo caso non era così. Adesso arriva il momento dell'immigrato clandestino, perché ovviamente non può mai mancare non giallo l'ipotesi. Prima era il drughäh, dai, almeno stavolta se la sono presa prima con coi drughäh. Perché c'è un motivo in realtà. C'è un motivo. Cioè, un anno e mezzo prima, sempre sotto la stessa diocesi di Como, che per chi non lo sapesse. A Como, lo chiamano Como, eh, anche se tutti il resto dell'Italia lo chiama Como, ma loro lo chiamano Como, quindi lo chiameremo Como. Comunque erano nella stessa diocesi di Como ed era successo un fatto simile, beh, non tanto simile in realtà, ovvero Don Renzo Beretti. Il parroco di Ponte Chiasso era stato ucciso a coltellate in pieno giorno, davanti tra l'altro all'ingresso della chiesa, da un trentenne nordafricano che eh, gli chiedeva in continuazione soldi. E a un certo punto lui non glieli ha più dati. Insomma, non so se glieli dava, poi non glieli ha più dati. Comunque, questo prestito rifiutato ha fatto imbestialire il nordafricano che lo ha coltellato. Poi l'hanno preso subito, ovviamente. Non è stato un giallo incredibile, però, ovviamente, si mettono a indagare. Sui collegamenti tra questi due casi. Ora, ho una domanda: ma se era stato quello lì, nordafricano, e l'avete arrestato e messo in carcere, come fa a esserci un collegamento se quello lì è in carcere? Cioè, pensate che ci sia un ordine di nordafricani che va a uccidere le persone del clero? Non ho capito, cioè, non ho capito perché cercavano collegamenti tra questi due. Eh, infatti ho pensato un attimo e ho detto: Sì, vabbè, ok, però ehm, cioè, lì era evidente che era stato... Cioè, uno dice: Vabbè, potrebbe essere successa la stessa cosa. Quindi potrebbe essere stato un altro eh, immigrato che chiedendo soldi alla, alla suorina e lei non avendoglieli dati, poi l'ha ridotta così perché la gente a Sondrio si comporta così. cioè Questo era il, il, il discorso. Vabbè, dopo essersi, diciamo, immersi in questi trip mentali da drughe, a immigrati, a chissà chi è stato, oh mio Dio, cominciano a fare degli interrogatori che hanno un senso. Fanno questi interrogatori che hanno un senso e vengono a scoprire una storia strana. Vengono a scoprire che Suor Maria Laura quella sera del 6 giugno, perché lei l'hanno ritrovata al mattino del 7 di giugno del 2000, ma lei è morta il 6 giugno, nella notte del 6 giugno, sempre del 2000 ovviamente. E, quella sera Suor Maria Laura uscirà dal convitto alle 22, e da, da, esce da sola, senza borsa, così esce da sola, ma perché non era una che si portava la borsa, però esce così alle 22 e questa cosa effettivamente era strana perché Maria Laura non usciva mai da sola soprattutto a quell'ora perché se usciva a orari tardi diciamo post cena lo faceva per andare in parrocchia magari per una messa serale o per dei corsi di aggiornamento perché ho scoperto che anche le suorine fanno i corsi di aggiornamento che bello e, e ci andava sempre accompagnata dalle consorelle quindi era già molto strano che fosse uscita da sola. Quindi gli inquirenti cercano di capire se Maria Laura magari quella sera avesse un appuntamento, se dovesse vedere qualcuno. Andando avanti a fare ricerche, a fare soprattutto interrogatori, soprattutto raccogliere testimonianze, scoprono dalle consorelle che c'è una storia molto interessante sotto tutto ciò. Ovvero, quella stessa sera, quindi sempre il 6 giugno, verso le 21.50, arriva una telefonata in convitto. Ed è questa ragazza, che dice di chiamarsi Erika, che eh, voleva incontrare Maria Laura. Ma questa telefonata non è inaspettata in realtà poiché Maria Laura parlava di questa Erika già da qualche giorno perché avevano... Mh, si erano già incontrate una volta, poi dopo vi spiegherò bene come e lei attendeva di rincontrarla perché aveva un appuntamento, poi questo appuntamento è stato mancato e Maria Laura era molto in pensiero per Erika perché Erika le aveva raccontato questa storia, cioè... Lei era stata violentata ed era purtroppo rimasta incinta. E questo bambino lei non lo voleva assolutamente, voleva abortire e quindi si eh, appella, diciamo, alla bontà della suora poiché l'aiuti a far qualcosa di questo bambino perché lei proprio non lo può tenere. Quella sera, del 3 giugno, aveva chiamato sempre tardi, aveva chiamato da una cabina telefonica, tra l'altro. Infatti, Maria Laura le chiederà anche: Ma perché hai chiamato da una cabina telefonica? E lei gli risponderà: Perché non avevo credito sul cellulare. Vabbè, poi vedremo. E, insomma, Maria Laura, però, si era attivata per aiutare questa ragazza. Mh, Facendo una mossa, diciamo, che inizialmente aveva un po' spaventato questa ragazza. Perché? Perché aveva chiamato una sua amica del Movimento per la Vita, i Provita, sostanzialmente. Per parlare con la ragazza, sostanzialmente, perché voleva convincerla a non abortire eh, questo. Quindi il piano era che eh, Suor Maria avrebbe incontrato eh, Erika in piazza perché dovevano vedersi in piazza del castello e dopo un po' li avrebbe raggiunti a sorpresa questa amica che si mette in mezzo alla conversazione e comincia a parlare. Erika quella sera eh, incontrerà il 3 giugno, incontrerà Suor Maria Laura, avranno anche un primo scambio nel quale tra l'altro questa Erika poi tenete bene a mente quello che succede perché poi tornerà dopo. Questa Erika si sentiva terribilmente a disagio, proprio perché questa suora era meravigliosa con lei, l'aveva fatta sentire compresa per la prima volta nella sua vita, ed era una suora tenerissima, era dolcissima, e infatti vedremo che Erika queste cose le proverà veramente, e... Mm. Comunque, ehm, Erika, appena vede arrivare anche quest'altra signora, fa finta, di, senti fa finta per okay. Finge di sentirsi tradita e si inventa una scusa per andarsene. Cioè dice: Guarda, io sono ospite da un'amica, quindi devo andare via. Scusate, devo andare via. Appena arriva questa della provvita. E quindi l'ha persa. Per cui eh, su Armaria Laura tornerà in convitto molto delusa, tornerà perdente perché dice cavolo eh, effettivamente le ho teso un agguato, effettivamente l'ho messa in difficoltà, lei mi aveva confidato un suo segreto, io l'ho detto a un'altra persona, gliel'ho presentato davanti e forse sono stata scorretta io. Non ci sono foto della ragazze, non ci sono. Eh, sì, perché erano minorenni comunque. Ora, in un contesto normale nel quale questa storia è vera, potrebbe avere tutto senso. Perché ci sta che magari la ragazza si è sentita a disagio perché ha visto arrivare un'altra persona, perché si fidava che questa se lo tenesse per sé e invece l'ha detto a un'altra che si è presentata lì e l'ha messa in, a disagio, no? Quindi se fosse stata una storia vera, eh, sarebbe andato... Cioè, Avrebbe avuto tutto un po' più senso. Sì, è stata un po' scorretta la mossa della suora, però capite anche che aveva i suoi valori, aveva eh, le, 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 le sue, come dire, eh, magari aveva un progetto per Erika, magari l'avrebbe fatta, magari partorire per poi dare in adozione il bambino e trovarle una famiglia affidataria. Non lo so quale fosse il piano di Maria Laura, però sicuramente nella sua testa c'era aiutare questa ragazza. Poi aiutare, eh, purtroppo è un concetto veramente troppo soggettivo, poiché tante volte sarà capitato anche a voi. Cioè, noi stiamo parlando di questa suora come una persona che si dedicava agli altri e che ha sempre fatto del bene, sicuramente ha sempre fatto del bene, però noi sappiamo che tante volte... Come vi dicevo prima, aiutare gli altri è un concetto soggettivo. Quindi noi pensiamo, sicuramente è capitato anche a voi, di fare del bene a qualcuno quando in realtà magari gli facciamo del danno, facciamo una cosa irrilevante, perché noi pensiamo di fare qualcosa di bello e invece per quella persona è un errore o è una cosa che gli fa addirittura più danno. Eh, quindi cap capite un attimino anche il sistema di valori che poteva avere questa suorina. E le intenzioni che erano sicuramente buone. Tant'è che siccome Erika si era anche inventata di essere fuggita dalla famiglia per non dover dire di questa gravidanza, per il trauma e tutto, eh, Suor Maria Laura l'aveva invitata a stare in convitto. Quindi eh, erano anche d'accordo che poi Erika si sarebbe eh, trasferita in convitto. Quindi cosa succede? Erika le dà il primo appuntamento. Il 3 giugno, che come abbiamo visto è arrivata anche l'altra signora, quindi è scappata, scappando via, cioè non è proprio scappata. Si è inventata una scusa e se n'è andata. Andandosene via, Suor Maria Laura le chiede se si sarebbero reincontrate domani nello stesso posto. E lei le dice: Sì, 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 sì. Poi però eh, si sente male, insomma non si presenterà Erika a questo appuntamento, è per questo che Maria Laura aspettava quella telefonata il 6 giugno con grande apprensione, perché non sapeva più che fine aveva fatto questa Erika, che gli aveva dato appuntamento il giorno dopo, quindi il 4 giugno, ma non si è fatta né vedere né sentire fino il 6 giugno. Quindi quando arriva questa chiamata il 6 di giugno, Sua Maria Laura è molto contenta che si sia rifatta sentire questa ragazza. Ed Erika... Inizialmente parlerà con una consorella che, infatti, testimonierà di questa telefonata e poi si farà passare suor Maria Laura. Le dà mh, appuntamento, le dice proprio: Guarda, io sono qui, raggiungimi in piazza Castello, che chi è di Chiavenna sicuramente sa dov'è. Maria Laura, però, sa che questa volta ci deve andare da sola però è anche accorta, cioè pensate che lei si era anche presa delle, delle premure per la sua stessa eh, incolumità, cioè aveva chiamato Don Ambrogio Balatti che è il parroco di Chiavenna, non so se è ancora lui, non lo so, probabilmente no, probabilmente è cambiato. Insomma, lo chiama per dirgli "Oi, potresti fare una perlustrazione lì per Piazza di Castello e lì intorno per vedere se magari ci sono dei malintenzionati o ci sono delle brutte facce perché devo andare lì da sola a incontrare una ragazza. Allora, eh, Don Ambrogio prende la bicicletta e, un po' come Don Matteo, va a fare l'ispezione anticriminali. Si guarda un po' intorno, non vede nessuno, vede solo una ragazza seduta con il cellulare in mano che sta pistolando col cellulare. Quindi dice: Guarda, non c'è nessuno, vai tranquilla, c'è solo una ragazza col telefono che immagino sia la ragazza con cui hai appuntamento. Sì, sì, a posto. Allora il prete prende la bicicletta va a casa e Maria Laura esce dal convitto purtroppo per l'ultima volta. Per cui insomma eh, Maria Laura esce e incontrerà Erika proprio in piazza che la stava aspettando. Per cui questa storia è stata ricostruita, bene o male, adesso io ve l'ho arricchita di dettagli perché ho il senno del poi, ma gli inquirenti quello che sapevano era la testimonianza di Don Ambrogio, cioè... Guarda che Maria Laura mi ha telefonato prima perché doveva incontrare una ragazza e io questa ragazza l'ho anche vista. Quindi sappiamo chi doveva incontrare Sua Maria Laura. Per cui l'ipotesi degli inquirenti a questo punto diventa che Sua Maria Laura è uscita alle 22 del convitto. Ha incontrato pochi minuti dopo in piazza eh, la, la, la ragazzina Erika e che poi dopo aver parlato con Erika si sono separate e a questo punto Maria Laura è stata aggredita da un qualche assassino assalitore per cui si cerca Erika per scoprire un po' eh, se ha visto qualcosa, se sa qualcosa come persona informata dei fatti non si pensava minimamente a un'eventuale eh, assassina ragazzina eh, disperata no? Per cui cercano Erika, cercano Erika in tutti gli ospedali di Sondrio per capire se qualche ragazza incinta magari si fosse rivolta alla sanità pubblica, per capire se qualcuna magari fosse andata in ospedale, ma non trovano nessuna Erika che possa corrispondere. Comunque sia l'amica del Movimento per la Vita, sia Don Balatti, Don Ambrogio, avevano visto Erika e quindi la potevano descrivere, nonostante questa insomma negli ospedali, non ha, la ricerca negli ospedali non ha dato frutto, e quindi fanno un identikit. Faranno un identikit che, eh, tra l'altro, piccolo spoiler, le assassine vedranno e rideranno tantissimo di questo identikit perché non era assolutamente fedele a... E infatti non lo era. Comunque, questo identikit appare una ragazza minuta e bruna con i capelli corti e il volto paffutello. Diciamo che l'unica cosa che aveva erano eh, un po' giusto i capelli corti ma non erano ricciolini e il volto paffutello, quello, quello c'era. Comunque pubblicano questo identikit sui giornali locali e eh, questo identikit più che all'assassina all eh, corrispondeva a una ragazza tossicodipendente proprio sbandata, una sbandata che girava per Chiavenna. Per cui è che aveva avuto anche contatti con sua Maria Laura. Per cui immediatamente la vanno ad arrestare. Questa poraccia che è lì tipo: Oh mio Dio, che cosa? Che è? E la, 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 la arrestano, lei rimane un attimo così e poi fa: Ma io il 6 giugno non ero a Chiavenna, ero in un'altra città proprio, non c'ero qua. Quindi lei ha un alibi di ferro. Perché non era proprio a Chiavenna e ha le prove. Per cui niente, anche con l'identikit non riescono a trovare la, la ragazza e questa ragazza, nonostante i vari appelli, insomma le varie richieste di farsi viva, non si fa viva. Per cui cominciano anche un po' a dubitare di questa ragazza perché dicono: ciò è stata uccisa una suora barbaramente. L'unica testimone che ci può dire qualcosa non si fa viva, forse ha qualcosa da nascondere. E così parte l'indagine raggio di luce. Sì, raga, l'hanno chiamata raggio di luce, questa indagine. Perché hanno detto: eh, in una vicenda così oscura, volevamo portare un raggio di luce. Va bene, ok. Per cui, insomma, il terrore si sparge per chiavenna, chiaramente hanno tutti paura di girare la notte, cominciano, sì, vabbè, cringe, lo so, lo so, è cringe infatti. Cominciano tutti quanti a guardarsi sospettosi l'un l'altro, perché oh mio Dio, chissà chi è stato, ci conosciamo tutti. Eh? E sulla scena del crimine, dopo qualche giorno, perché chiaramente queste cose vengono fuori dopo, perché se ne accorgono dopo, cioè io dico, ma se c'è un cadavere per terra, puoi alzare gli occhi e guardare anche cosa c'è sul muro. No, dopo otto giorni hanno, hanno visto che sul muro, vicino a dove è stato trovato il corpo di, di Suor Maria Laura, c'erano disegnati dei simboli satanici. La la la, e quindi sicuramente c'era qualcuno che ascoltava il metal da qualche parte. C'era una stella a cinque punte con un 6, un altro 6 e anche un altro 6 sopra, e poi c'era una croce rovesciata con un altro 6, un altro 6 e un altro 6 sopra. E quindi oh mio dio, è stato Satana. Ora, non vi sto neanche a dire tutte le teorie eh, sovrannaturali ed esoteriche che sono venute fuori in quel periodo. C'era gente che credeva che fossero state le forze oscure, che fossero stati, fosse stato il demonio, davvero il demonio. Cioè, io, vabbè, oh, ok, me meraviglioso. Cominciano a pensare a una cosa, cioè dicono. Ma la ragazzina che stava lì in piazza ad aspettare la suora c'aveva un cellulare, quindi sicuramente il suo cellulare ha generato traffico, quindi ah ah ah, allora andiamo a guardare tutti i tabulati telefonici di tutti i cellulari che hanno eh, segnato traffico in quell'asso di orario. È stato un lavoro immenso, proprio perché lì c'erano più ripetitori, si interseccavano varie celle, quindi avevano dei, de, delle liste infinite eh, di numeri e hanno cominciato a intercettare quelli più papabili, diciamo. E ahimè, eh, questi cellulari e soprattutto quelli intercettati non venivano usati molto saggiamente, dagli, eh, dalle assassine, perché adesso magari molti di voi lo sanno, ma le assassine verranno fuori che sono in realtà tre. Un mostro a tre teste l'hanno chiamato. Il mostro a tre teste è composto da tre adolescenti tra i 16 e i 17 anni che si scambiavano messaggini con scritto Ah ah ah, quanto sono stupidi, non ci scopriranno mai, non sapranno mai che siamo state noi. Cazzo, ma le basi! Ma mi viene da. ma che... Come si fa a essere così stupide! stupide <ride> Beh, cioè, che poi tra l'altro cioè, per fare un omicidio del genere devi essere proprio un idiota però anche così idiossia su idiossia e dico anche che ci ha messo tre settimane a trovarle ma probabilmente perché insomma cioè, loro hanno dato una tonnaggine infinita comunque le fermano immediatamente si chiamano le fermano e le arrestano si chiamano Ambra Veronica e Milena e quando le arrestano, gli inquirenti stessi rimangono un attimo basiti perché si trovano davanti tre ragazzine normalissime. Cioè, proprio le classiche ragazzine in jeans e zaimetto cioè di quelle che vanno al liceo, vanno a scuola, tranquille che dici: Boh, ma davvero? Cioè, ci abbiamo preso, ma, ma dite vero perché boh. Cioè, la dobbiamo arrestare sul serio. Capito? Cioè, ma quelle tre ragazze con le facce da brave ragazze, no? È, è impossibile che abbiano commesso un omicidio così atroce. Erano le classiche adolescenti eh, un po' perse, un po', un po' non debosciate, però un po' ai margini della società, un pochino di quelle che durante l'adolescenza si perdono, magari cominciano ad avere dei look un po' più aggressivi ma neanche tanto e che cominciano a interessarsi all'occulto, alla musica metal, adesso vedremo, però ragazzine, tutto sommato che abbiamo chiunque di noi ha avuto in classe o avrà in classe, cioè capita a tutti di conoscere eh, gente così, N non è preoccupante. Che succede? Si cerca un pochino il movente, innanzitutto si interrogano queste tre debosciate, che poi neanche tanto, però vabbè. Eh, e tutte e tre confessano l'omicidio, ovviamente ognuna dando la colpa alle altre due, cioè dicendo no no ma solo loro hanno coltellato, io guardavo, no no ma solo loro hanno coltellato, io guardavo. Però mettendo insieme tutte e tre le testimonianze dove ognuna dava colpa alle altre si è riuscita a creare un'unica un verità e la verità sul movente di tutte queste tre è, dai ditemelo voi. Ditemelo voi, qual è il movente che loro hanno detto e hanno mantenuto fino alla fine, eh, come movente? Cioè, quello è il loro movente? E io vi spiegherò che questo, per quanto può sembrare dub cioè, dubbio, ecco, può avere senso. Si annoiavano, si annoiavano, esatto. ragà, lo hanno fatto per noia, lo hanno fatto perché si annoiavano e volevano sconfiggere la noia. Ovviamente, questo, ecco, dovevano ammazzare il tempo. Eh, ma che ammazzassero il tempo, non le persone. Ci andassero ad accoltellare dei grandi orologi, non le persone. Cazzo. Comunque. No, non gliel'ha detto Satana, questo non l'hanno neanche mai detto, me l'ha detto Satana. Non L'hanno fatto per noia, perché praticamente loro avevano, adesso poi entreremo anche nella psiche di queste ragazze, che grazie a questo libro qua, che vi faccio rivedere perché non c'eravate tutti prima, ho letto questo libro qui, è un bel libro, ci sono un po' di cose troppo autobiografiche dell'autrice, a mio parere, che distorgo un attimino dal caso, però... È, è carino e soprattutto mh, ti fa capire bene la psiche delle ragazze, cioè c'è un bel approfondimento sulle psiche sulla psiche delle ragazze. E quindi, grazie a chi me lo ha suggerito, che è stato uno, uno di voi. Quando mi suggerite delle fonti, io vi amo, sappiatelo. Quindi, se avete delle fonti, delle cose, comunque, gli inquirenti, ovviamente, non, non credono alla versione della noia che in realtà era la verità, ma ehm, chiaramente. C'era la premeditazione, perché poi salta fuori no, tutta la storia che loro si erano già viste il 3 di giugno, che c'era stato un contatto, che quindi, quindi salta fuori tutta la premeditazione e anche la reiterazione, per cui la questione diventa molto grave. Hanno detto sì, vabbè, ok, noia, però con noia non fai una cosa così grave e la reiteri, insomma se fallisci provi a rifarla. Mm. E quindi... Tra l'altro anche le modalità particolarmente cruente dell'omicidio, ehm, pensate alla sua sfigurata, insomma una violenza veramente atroce. Uh, fa pensare che non possa essere la noia il movente. Ovvio che non è la noia il movente, ci sono tante cose che stanno sotto alla noia. La dinamica dell'omicidio è stata ricostruita attraverso, chiaramente, soprattutto le confessioni delle ragazze. Su Maria Laura incontra Erika a Piazza Castello. Erika in realtà non si chiama Erika, come abbiamo visto le tre eh, dell'Ave Maria si chiamavano ehm, Veronica. Milena e Ambra, ce l'ho fatta? L'ho detta giusta? Ambra Veronica e Milena Sì Sì me le ricordavo Fantastico Ok Quindi Quella che in realtà Interpreterà Erika Era Veronica E quando io prima Vi dicevo Erika Ha sentito La gentilezza E la, um, la tenerezza Per la prima volta In un'altra persona Era proprio perché Questa um, Veronica Aveva una famiglia Completamente Menefreghista Nei suoi confronti Poi dopo vedremo Che il contesto familiare È anche molto importante In questa storia come è ovvio che sia e ha vissuto anche questa cosa un attimo con un grande ossimoro interiore diciamo comunque la, la suora come è stata portata fino a poi una volta incontrate hanno parlato un po hanno parlato anche qualche minuto e poi Veronica le ha detto che c'era una macchina eh, parcheggiata lì a Via Poiatengo con dentro le sue valigie perché erano d'accordo che Erika, cioè Veronica, sarebbe andata a vivere in convitto in attesa di capire cosa fare di questo bambino. Perfetto, quindi durante il viaggio insomma, lei la prende a braccetto, vanno su questa, si incamminano su questa viuzza e poi vengono raggiunte da Milena e Ambra. Che si affiancano, tra l'altro ci sarà un momento topico di quella serata, durante il quale Suor Maria dirà a quella che credeva fosse Erika: dirà: Ma che brave amiche che hai che ti stanno vicine in un momento così. E quella è stata purtroppo l'ultima frase della povera um, Suor Maria prima di capire che sarebbe stata uccisa, perché proprio subito dopo quella frase Veronica estrae dalla borsa un um, mattoncino, una pietra che si era portata dietro apposta, e la colpisce in testa. Il progetto delle ragazze era questo, prima una l'avrebbe colpita in testa, la suora sarebbe dovuta cadere, accasciarsi e poi con una coltellata l'avrebbero dovuta uccidere. Con una coltellata. Ma come al solito le persone che vengono uccise con una coltellata sono solo quelle che eh, non dovevano essere uccise. Cioè quella coltellata è partita ma voleva solo essere un ferimento e invece vengono uccise con una coltellata. In questo caso invece non succede così. Perché purtroppo Veronica prende questa mattonella che dato se vi interessa era di porfido. O porfido, non so bene come non ho mai conosciuto questo materiale. La colpisce alla testa, però la suora non cade come si erano immaginate. La suora rimane in piedi, e l'unica cosa che dice è "Ai". E dice: Ai, si sì. volta verso le altre ragazze e Ambra la colpisce con un'altra pietra in faccia diverse volte. La colpisce proprio in faccia tante volte, fino a che la, la, la suora poverina non finisce contro un muro, dopodiché la, la prendono e Veronica, a questo punto, ha estratto il coltello da cucina che aveva rubato da casa sua e dalla borsa e comincia a colpirla più e più volte. Intanto le altre due stavano lì così, che non sapevano, erano in preda al panico e stavano così. Veronica con, comincia a colpire e colpire, però purtroppo, cioè, purtroppo per lei, perché nel suo immaginario la suora sarebbe dovuta morire con una coltellata. Non muore, continua a parlare, continua a lamentarsi, continua ovviamente a dire: Vi prego, non uccidetemi, vi prego, io non vi denuncerò, diceva la, la, la suora: Però lasciatemi vivere, vi prego, lasciatemi vivere. E lei continuava a colpirla questa suora. Non muore, quindi chiama le sue amiche: Venite a aiutarmi perché non, non, non mi muore. Dirà: Non mi muore. Questa scena è veramente atroce perché si sarebbero potute fermare, si sarebbero veramente potute fermare e non l'hanno fatto. Ed è atroce perché mi ricorda anche un pochino l'omicidio di Chiara Gualzetti. Vi ricordate che l'assassino di Chiara, anche lui lamentava questa cosa che non moriva mai, no? Perché hanno questo ideale del, dell'uccidere come se fosse un atto da una pugnalata e basta. Ma chiaramente se non sei un assassino esperto, non conosci i punti giusti, è chiaro che no, non basta. Oddio, tante volte basta, eh, tante volte non basta. Dipende anche un po' dalla, dalla dinamica, dalla fisicità della persona. Comunque qui veramente erano con uno scricciolo, la, la signora era veramente uno scricciolo. Comunque si passano il coltello, alla fine Veronica passerà il coltello alle altre due che daranno due coltellate a testa. Quindi ne daranno due, una, poi la passa quell'altro che ne dà altre due, poi la passa quell'altra, che ne dà altre due. Fino a che eh, la suora muore. Ma le ultime cose che dirà, poverina, cioè lei era in ginocchio con le mani giunte, morirà così, poi si accascerà su un fianco, ma morirà così. E lei pregava, pregava il Signore, le sue ultime parole furono: Signore, perdona loro. Cioè come Gesù sulla croce, cioè uguale, uguale, una cosa da brivido. Io non oso... Io non oso immaginare la fede di questa donna. Quanto poteva essere alta. E, cioè, da una parte è vero che critico sempre il clero, la religione tutto il resto. però è ammirevole. Cioè, questa roba qui è veramente. È veramente. Cioè, a me ha commosso infinitamente questa cosa. È rimasta, è rimasta piena di fede fino alla fine. E vi ricordate quali sono state le ultime parole di Gesù? Perdonali Padre perché non sanno quello che fanno. È morta come ha vissuto pensando agli altri, fede o non fede. Esatto, 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 esatto. Mm. Che crediate o meno, eh, questo è un atto umano, cioè è un atto di umanità veramente assurdo. Comunque niente, ho sentito delle intercettazioni che sono veramente. Ehm, Rabbrividenti dell'interrogatorio perché c'è Veronica che racconta com'è stata la morte della suora e dirà Eh l'abbiamo colpita, poi lei ha detto ai. Cioè, in quel momento era talmente gelida nel raccontare questa cosa che faceva quasi ridere la scena. Infatti, non ve la faccio sentire. Avevo pensato di farvela sentire, ma non ve la faccio sentire perché risulta comica e. Risulta comica perché lei non aveva assolutamente nessun sentimento nel dire L'ho colpita, lei si è girata e ha detto ai eh, Quindi un attimo così, ma va bene, andiamo avanti Comunque sia, le ragazze dopo aver commesso il delitto Hanno lavato il coltello in una fontanella Si sono cambiate e hanno chiesto un passaggio a un loro amico per andare a Luna Park Perché nella loro idea c'era già quella di crearsi un alibi Quindi non è che cioè, era premeditato questo piano Dopo vi racconterò anche bene come l'hanno premeditato. Ma poi non hanno pensato di non scriversi i messaggini in cui rivelavano che avevano ucciso loro la suora, cioè ma io devo dire veramente tutto cioè gli dobbiamo dire tutto a questi. Vabbè, allora si fanno dare il passaggio a Luna Park così avevano l'alibi che erano a, Lu a Luna Park. Tra l'altro il coltello verrà anche riposto comodamente nella cucina dove era stato preso, eh, cioè dalla cucina di Veronica. Quindi sua madre si vede ricomparire questo coltello e ricomincia a usarlo per cucinare come sempre. Brividi, veramente brividi. Nonostante le confessioni delle ragazze, gli inquirenti non sono convinti che queste ragazze con la faccia da brave ragazze abbiano potuto compiere questa cosa da sole. Tant'è che salta fuori l'idea che eh, abbiano avuto un complice, che magari una di loro aveva una relazione con uno più grande. Allora vanno a indagare questo più grande che poteva averle, come dire, condotto. Cioè, non, non riuscivano a credere che questa era stata un'idea di tre ragazzine adolescenti con la faccia pulita. E invece sì. È stata un'idea di tre adolescenti con la faccia pulita. A volte le cose sono esattamente come sembrano. Dobbiamo anche considerare che queste tre ragazze avevano un contesto familiare di grande negligenza, ma non tanto negligenza, proprio di menefreghismo. Eh, erano famiglie che come se non le vedessero nemmeno queste ragazze in casa. Comunque. All'apparenza, quando cominciano a fare le prime, i primi dialoghi con lo psichiatra, che vi ricordo è stato Picozzi, Milena pare quella più sconvolta, cioè è l'unica che riusciva a trasmettere delle emozioni raccontando il fatto. E immediatamente capiscono che della triade era l'anello debole di questo trio, l'anello debole del gruppo. È sicuramente quella più vittima e più succube delle altre e anche quella che poi alla fine era, mh, tentava in qualche modo di fermarle. Poi vedremo, cioè, tentava di fermarle, le assecondava in tutte e per tutto perché doveva in qualche modo farlo, altrimenti, pena, ci sarebbe stata l'esclusione, il bullismo alla, alla, alla femminile sopra. Poi vi spiego bene tutti i, det i dettagli e le dinamiche. Ma eh, lei, in cuor suo, era quella che non lo voleva fare, non lo voleva fare assolutamente, ma si sentiva in dovere di farlo comunque per accontentare le, eh, le altre. Io l'ho visto, degli, ho visto degli ispezioni di confessioni nel documentario che ho visto, ma, come sempre, non droppano gli video interi, cioè quelli che fanno i documentari riescono ad avere accesso a queste fonti, ma noi comuni mortali no. Quindi l'unica parte sono quelle del documentario. Comunque. Veronica invece appare, Veronica quella che ha il coltello, no? È la capetta, è la peregina del gruppo, è la bulla, tra l'altro quella più bella, quella con più status sociale, quella determinata e senza scrupoli, che quando anche racconta i, i fatti lo racconta con una certa freddezza e non, non barcolla. Ambra eh, sembra essere un po' l'anello di congiunzione tra queste. Lei adorava um, Veronica, um, ma insomma voleva bene ad entrambe, però adorava Veronica perché Veronica era proprio la peregina del gruppo, era la sciantosa, era la bella, era la manipolatrice, era la capetta, era la peregina come si suol dire in, in, in termini durante dei gruppi diciamo di femmine. E nonostante insomma volesse anche tantissimo bene a Milena, eh, lei sapeva che se avesse disobbedito a Veronica poi Milena l'avrebbe scaricata per stare con Veronica perché nonostante le loro due perché Ambra e Milena adesso vi faccio un attimo un piccolo recap della loro vita della loro amicizia Ambra e Milena si sono conosciute per prime cioè loro avevano la migliore amicizia fatta per prima eh, si conoscono in età preadolescenziale quindi immagino quando erano alle medie e legano perché hanno una vita molto simile cioè entrambe hanno una famiglia non molto presente che non se le caga che con cui hanno spesso e volentieri di diverbi, hanno scarsissimo rendimento a scuola, molto spesso fanno buca insieme a scuola, insomma, marinano la scuola insieme e non hanno nessunissima idea sul loro futuro. Per di più, terribilmente annoiate dall'ambiente di chiavenna dove c'è solo il bar dove andare e basta. E quindi entrambe cominciano a sviluppare delle passioni, ma come mm, abbastanza succede anche tra gli adolescenti. Delle passioni un po' oscure e quindi si appassionano alla musica di Marilyn Manson e anche ai suoi testi ed erano anche particolarmente attratte dalla figura di Charles Manson: quindi capite, sono fissate con l'occulto. Raga, in adolescenza queste cose sono abbastanza normali. Comunque entrambe vivono un grandissimo senso di, eh, di esclusione nei confronti della società. Si sentono delle reiette, si sentono diverse dal resto della, della comunità, si risentono diverse soprattutto rispetto alla comunità di Chiavenna, che eh, almeno a detta loro era una comunità molto bigotta, molto chiusa, molto antica, antica come, eh, antiquata, ecco, come mentalità e una, loro dicevano anche una città dove se sei a 25 anni single sei già una zitella perché sei già vecchia, che la gente si sposa presto, fai figli presto e quella è la, la vita diciamo che gli veniva promessa se sarebbero rimaste a Chiavenna e questa cosa le rendeva terribilmente frustrate, odiavano la loro città, odiavano questo contesto e, e si annoiavano tantissimo, ovviamente, per cui a un certo punto, che ha ansia a fare i figli, esatto, eh, per cui a un certo punto arriverà Veronica, conosceranno, adesso una delle due conoscerà Veronica, la presenterà quell'altra, ma comunque immediatamente diventano il trio eh, dell'Ave Maria, diciamo, un trio terribile in realtà, perché Veronica è la fiammella che mancava alla benzina delle altre due per far esplodere il tutto. Poiché Veronica è esattamente come loro. Cioè, anche lei è una che in famiglia vive grandi silenzi in cui nessuno le chiede come sta. Lei è una ragazza che soffre di autolesionismo e quindi molto spesso si taglia, i suoi genitori se ne sono anche accorti, le hanno semplicemente detto "o oh, non farlo più", lei si è messa i polsini e andava bene come prima, cioè proprio vi parlo di genitori che erano molto genitori di facciata, non erano genitori davvero presenti o preoccupati o, o che stavano davvero realmente dietro la figlia. Um, la madre molto fredda, il padre che accondiscendeva alla madre in continuazione pur di farla contenta, ma che poi in realtà se ne fregava altamente. E quindi Veronica, che si sente sempre. Eh, sola, ma non solo sola, si sente anche in grado di percularli i suoi genitori. Perché proprio lei ha questo animo manipolatorio e con i suoi genitori è facilissimo. E quindi se li, se li, se li manipola insomma, da quando è ragazzina, non ha grossi problemi. E come ha fatto con loro, puoi fare anche con tutti gli altri: cioè usa il suo fascino, perché è una ragazza davvero molto bella. Ha uno status sociale alto, nel senso che viene riconosciuta come la figa della scuola. È una anche che la dà come il pane, una generosa, quindi eh, ci sono a quelli più grandi, però eh, eh, quindi ci sono i suoi coetanei che sbavano dietro di lei, e lei che la dà solo a quelli più grandi. Quindi capite un po' il tipo di ragazza che era. Chiaramente molto svampata, molto. Um, Pazzerella scappi di casa fai cose e le cannette e mi ubriaco e la sera mi chiudo in un bagno con uno e poi la, la sera dopo sono in una stalla con un altro però comunque lei è irresistibile è bellissima irresistibile e diventa immediatamente il come dire il faro nella notte delle altre due per cui immediatamente le altre due che tipo si prostrano ai suoi piedi e oh mio dio vogliamo essere tue amiche per sempre vogliamo diventare come te ti prego scaldaci con la tua luce e invece lei, ecco un paio di coetanei che facevano così, ma è una classica dinamica adolescenziale, raga, niente di nuovo. Solo che solitamente succede questa cosa nell'ambito del bullismo, bullismo al femminile. Ovvero che ci sono questi gruppetti di bullette dove c'è la peregina che di solito è quella gnocca eh, che, che se la tira e che fa la vida all'occa e che ha molta più libertà perché in casa i genitori non la badano sostanzialmente, che quindi ha l'invidia di tutte, anche per questo motivo, perché le altre invece. Cioè, sono più controllate, e invece lei ha libertà di fare il caso che le pare, di dormire fuori, di dire dice bugie in continuazione, ma nessuno ne dice niente. E si crea quindi questa figura della peregina. Si chiama sostanzialmente la peregina come mantiene il controllo sulle altre? Come tutti i bravi manipolatori, cioè con ricatto emotivo, con eh, sminuire le altre, perché le altre devono mantenere sì una, uno status abbastanza alto da poter stare con lei, ma mai alto abbastanza da poter competere con lei. Quindi lei le deve tenere sempre un po' cagate, un po' bassine. E questa cosa, mh, Veronica, manteneva l'ordine all'interno del, del gruppo eh, con il ricatto dell'esclusione, che è tipico dei gruppi femminili. Cioè, se tu non fai quello che ti dico, sei una perdente e non puoi più far parte del club e le altre due che erano entrambe ragazze che sognavano di poter essere come Veronica e quindi di essere accettate da Veronica, per cui c'era anche questa gara tra loro due, tra Ambre e Milena per accaparrarsi l'attenzione di Veronica. Quindi quando Veronica lanciava una sfida, era da cogliere, perché se non la coglievi, era una coniglia cagona. E quindi Mingers insegna, esattamente. A me faceva un bullismo le ragazze, anche a me. Però la per Regina era un ciasso, anche la mia! <ride> Però se la credeva un sacco. Bullismo, esclusione dinamiche familiari sbagliate, manipolazione, miscela omicida per eccellenza. E aggiungici anche contesto sociale di paese veramente molto antiquato, e loro che invece volevano ampliare i loro orizzonti e guardavano magari a prodotti pop di cultura di anche altri paesi o, eh, si sentivano veramente molto strette. E infatti tutte e tre sono accumulate da questo odio verso Chiavenna. Perché la monotonia, non succede mai niente, è il perbenismo, è il bigottismo, e tutta questa comunità che si erge sulla parrocchia. Che... Capisco, posso capire. La sensazione anche di prigionia nel non credere nemmeno in un futuro perché era una città che non dava un paesino, un paese adesso, che non dava chissà quale prospettiva per il futuro. Cioè, loro dicevano vabbè, ah o fai la commessa, o fai la barista, insomma, non è che puoi sognare chissà che cosa. E a quanto pare non erano ragazze che potevano sognare, non so, di andare fuori città o andare a vivere in un'altra città, probabilmente non avevano le risorse, non lo so, perché ragazzi, cioè. Anch'io sono cresciuta in un contesto noioso, non succedeva niente, tutto il resto... Vabbè che io sono una sociale per cui andava bene così, però eh, uno magari coltiva il sogno e dice ok, mi fa schifo dove vivo, però mi... Mi proietto nel futuro in cui andrò, non so, guadagnerò dei soldi, potrò andare a lavorare in un'altra città, oppure studierò in un'altra città, intanto farò un lavorino, insomma cerchi in qualche modo di dire ok questa cosa mi sta stretta, allora lavoro perché nel mio futuro questa cosa cambi. Questo pensiero nella loro testa non c'era, perché erano persone sostanzialmente depresse e lo sapete che anche una depressione latente, c'è cioè una cosa di cui magari loro non erano a conoscenza, però la depressione mi fa pensare che ci possa essere in queste ragazze perché piuttosto che dire sogno un futuro lontano da Chiavenna, il no, ormai la vita è perduta, tutto è perduto qui a Chiavenna, ci hanno tolto tutto, ci toglieranno sempre tutto e non c'è niente da fare. E questo è un meccanismo che da delle ragazze adolescenti così giovani non ti aspetteresti, cioè io avevo Avevo dei sogni che poi cambiavano tutti i giorni, però almeno ce li avevo. Per cui fa strano anche pensare a ragazze che si sentano spacciate nella città già a 16-17 anni, insomma. Comunque loro che cosa fanno? Si ritrovano e continuamente parlano del fatto che si sentono annoiate, si sentono frustrate e hanno bisogno di fare qualcosa di forte, hanno bisogno di sentire emozioni forti, vogliono spaccare il mondo, vogliono lasciare il segno, vogliono fare qualcosa che dia uno scossone a questa società annoiata e, e, e soporifera. Quindi, capite che adesso la noia assume tutto un altro senso? Cioè la noia potrebbe trasformarsi molto tranquillamente in depressione, mancanza di speranza verso il futuro, senso di abbandono, eh, nessun valore verso la vita. La noia, l'hanno chiamata noia, però c'erano tutti questi, secondo me, significati sotto che poi se uno va a concentrarsi sul, sul caso vengono fuori comunque loro solitamente avevano l'abitudine di incontrarsi al bar svizzera che a quanto pare il bar svizzera adesso non so se c'è qualcuno qua di chiavenna ehm, è tipo l'unico posto dove ci si può incontrare a chiavenna dove c'è un po di un po di vita e solitamente la gente che esce a Chiavenna e va al bar svizzera va lì per ubriacarsi e quindi andavano al bar svizzera già ragazzine e bevevano un botto bevevano tantissimo cioè la loro media era sette sciottini di vodka a testa e due bottiglie di vino in tre ora io mi dico anche certo che però l'alcol costa cioè lo rubavate cioè i soldi in qualche modo la paghetta forse ve la davano e voi la spendevate tutta in alcol cioè, adesso non è che bevessero tutte le sere, ma quando bevevano, bevevano parecchio. Non stiamo parlando di un omone, adesso non è che mi dite, oh, io bevo di più. Cioè, certo che se siete due metri per eh, 100 kg cioè, è un'altra cosa. Qui stiamo parlando di ragazzine minute, ehm, giovanissime, cioè non che. Però è incredibile, almeno così raccontano loro. Poi la loro visione di Chiavenna sicuramente non è quella che hanno gli altri abitanti di Chiavenna, anche perché moltissimi si sono, e questa cosa è una cosa che devo ricordarvi moltissimi si sono lamentati, moltissimi abitanti di Chiavenna, proprio perché le testate giornalistiche riportavano questa visione di Chiavenna, che era poi la visione delle assassine. E quindi molti, come appunto, mi stai dicendo tu: no, ma non è vero, Chiavenna in realtà non è così, non, è co eh, non ci sono cose, facciamo iniziative e tutto il resto. Quindi è la visione delle ragazze, ovviamente. Chiavenna farima con Ravenna, ci avevo pensato anch'io, dovrei essere malizioso, sembra che pagavano con mezzi alternativi. Ma sai, Fenix, che in realtà hai ragione? Perché erano ragazze anche molto, come dire, disponibili. Ecco, quindi sì, potresti avere ragione, Fenix, anche se non abbiamo dettagli su questo. Tutte e tre, quindi anche Veronica, eh, erano appassionate di Marilyn Manson, ok? Erano proprio delle fan sfegatate incredibili di Marilyn Manson. Quindi ascoltavano insieme la musica di Merlin Manson. Ovviamente questa cosa, il metallo, che cosa noi mangiamo? Il metallo! Con cosa ci trastugliamo? Col metallo! Ma scusate, non sapete che me il metal mi possiede dopo divento una bestia. Ma andiamo avanti, vi volevo far sentire. Come la cronaca italiana ha descritto Marilyn Manson agli italiani che non sapevano che cosa fosse, grande metal, metal. Adesso fate che trovo il minuto: eh. 29, e 12. 29 e 12. Eccolo, adesso vi faccio sentire la, la spiegazione che i media hanno dato. All'Italia su chi è Marilyn Manson E cosa fa Ecco La parti. musica di Marilyn Manson Nasce <ride> negli anni 90 In una cittadina della Florida Il fenomeno Marilyn Manson Florida. Il nome del gruppo che è anche il nome del leader è una fusione fra due figure simbolo Della realtà d'oltreoceano Quella sensuale di Marilyn Monroe E quella satanica di Charles Manson il Cosa c'entra del... satana Con Charles Manson Uno ma andiamo avanti, la famigerata strage di Belair Occheggiando all'ambiguità sessuale e alla violenza, Manson Eh, sì, di... perché l'ambiguità sessuale sia mai. Oh mio Dio, l'ambiguità sessuale e la violenza. Cioè, due cose sullo stesso piano: l'ambiguità sessuale e la violenza. Perfetto. Andiamo avanti. Sarà ben presto un tipico eroe negativo e controverso. <sussurra> In pochi anni l'elogio della rabbia perpetrato nei suoi concerti innesta inquietanti meccanismi, fino al più clamoroso degli episodi, la strage in un liceo del Colorado ad opera di teenager che confessano la propria idolatria per Marilyn Manson. Sì, ma inter... no! Sì, ma no! Cioè, non mi puoi, non mi puoi inculcare l'ignoranza nella gente che già di suo lo è! Non puoi fare così perché in questo modo tu hai appena detto alle persone che chi ascolta Marilyn Manson fa le stragi e uccide le persone. Cioè, ma vaffanculo. Scusate, però ve lo volevo far sentire perché mi ha inorridita quando sono andata a sentire i servizi di questo caso sono rimasta veramente inorridita. Cioè. Identica cosa è successo in America Ma sì, cioè eh, Il satanico Charles Manson Hai capito? Mescolare tutte cose Che non c'entrano Lasciamo stare il Manson Quella tempesta che si è battuta su di lui Una persona che ha parlato e ha cascato A un sacco di, di persone e ha confessato Tutto quello che a me ha perpetrato Verso la quantità di persone che ha distrutto e sottomesso Specialmente le sue ragazze ah, Io non lo conosco, però non si può dare La colpa Alla musica rispetto alle azioni cioè non è che la musica ti dice di andare a ammazzare la gente ma io mi ha fatto comunque parte della chiesa satanica la guaiana in America allora io non conosco lui però lui persona può aver fatto quello che può aver fatto ok la gente che ascolta la musica e improvvisamente diventano assassini cioè è una di quelle narrazioni tanto care e squisitamente italiane che sono cringe e quindi vi prego di non cadere in questi stereotipi tra l'altro Manson nell'intervista relativa a quella strage fu estremamente brillante. Quando gli chiesero che cosa avrebbe detto a quei ragazzi, lui disse nulla, li avrei ascoltati, cosa che nessuno ha mai fatto in vita loro. Applausi. Nel processo contro i tre di Memphis, una delle prove portate contro di loro era esattamente la musica che ascoltavano. Ma ti rendi conto? Cioè, ti rendi conto? Questa è proprio ignoranza. Vabbè, eh, parole dure, ma, ma vero Comunque, che cosa faranno queste ragazzine animate dallo spirito di Merlin Manson? Cosa faranno? Una volta, quando avevano ancora 14 anni, quindi due anni prima rispetto all'omicidio. Entrarono di notte in chiesa e rubarono la Bibbia che era appoggiata sull'altare, e poi se ne, insomma vanno dal retro, poi sguattaiolano fuori e vanno su un prato e danno fuoco a questa Bibbia. Il tutto facendo una specie di rituale, così un po' inventato da loro, eh, così, uh, mentre bruciavano questa Bibbia. E una di loro, come è stato il cringe, no? Una di loro si tiene la copertina e se la appiccica al diario, no? Come appiccichi le, 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 le cartoline al diario, eh, ci ha appiccicato quello. Ok. Tra l'altro... Eh, Veronica era quella che aveva cominciato a parlare di satanismo perché le altre due si sì, conoscevano un attimino l'occultismo però niente di che era Veronica quella fissata col satanismo lei diceva, siccome insomma lei conosceva anche persone più grandi aveva dei giri di conoscenza che loro non avevano lei diceva che conosceva questa setta a Sondrio che erano sburissimi, stanzialmente dai fighi e era una setta satanica e che per entrare a far parte di questa setta avrebbero dovuto fare delle cose per Satana, fare dei sacrifici per Satana. Quindi anche questo bruciare la Bibbia era un modo loro per crearsi il curriculum per entrare in questa setta. Ora, piccola parentesi. Sulla questione 7, come vi ho detto, quelli che si avvicinano alle 7 solitamente sono proprio persone che si annoiano, sensation seekers, cioè persone che cercano il brivido, cercano l'emozione forte perché o mi dà un'emozione forte o non vale la pena, o mi dà un'emozione forte o io mi annoio, che è una cosa che io sposo abbastanza nella vita, purtroppo. E, e insomma, sono persone che vogliono anche sentirsi eh, un po' sopra le righe, un po', un po' speciali, quindi la setta nascosta, super elitaria, che ti prende solo se sei eh, un, una persona speciale, attira molto eh, questi individui, anche complottisti, anche in eh, tutto questo, questo filone eh, psicologico, diciamo. Quindi capite che queste ragazze quando Veronica gli dice questo, che loro pendevano dalle sue labbra come fosse Dio in terra, eh, si sono messe in testa di voler fare degli atti perché questa setta poi le accogliesse tra le loro fila. Eh, per cui, insomma, tutte e tre avevano i diari imbrattati di, di, di simboli satanici, di frasi di Merlin Manson. Ma, ragà, come vi dicevo, anche per le bestie di Satana, questo non era un satanismo vero, era un satanismo molto cringe, era un satanismo da ragazzine, cioè era, ascolto Marilyn Manson, oh mio Dio, sono una figlia del demonio. Ok, in realtà. Si sono concentrati davvero molto sul satanismo i media, ma non è questo il movente. Questa era una scusa. Che poi, tra l'altro, i media hanno continuato a perpetrare questa cosa del satanismo anche dopo il, il processo. Ma, per esempio, a processo di satanismo non se ne è parlato. Il movente a processo è sempre stato. Quello che vi ho detto prima, c'è cioè la noia, ma in realtà il contesto sociale, familiare, eh, la, 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 la combo di, di dinamiche psicologiche tra persone con disturbi, satanismo, in tribunale non l'hanno quasi nominato. Quindi, eh, come al solito, è una cosa che piace molto perché, perché vende bene agli italiani, il satanic panic, mm, come vende bene, quindi ovviamente sono rimaste nella storia come le ragazze figlie di Satana e tutto il resto, ma come sempre noi ci aspettiamo questi grandi atti satanici e invece poi ci si smoscia quando andiamo a fondo nella storia. Perché i media si bagnano così tanto col satanismo? Perché vende, vende, fa visual, fa, attizza lo stomaco del, um, de 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 degli italiani soprattutto dei boomer, perché poi la cronaca purtroppo in Italia è alla stregua, insomma, delle fasce più più più, più più chiuse mentalmente, ecco. Comunque l'anno prima dell'omicidio, tanto sempre per ammazzare la noia, faranno un altro atto vandalico. Loro tra l'altro facevano in continuazione atti vandalici, tipo rigavano le macchine nei parcheggi, davano fastidio ai cani eh, dei giardini degli altri, ogni tanto si mettevano a urlare improvvisamente fingendo di essere rincorse da qualcuno che non c'era. Cioè facevano delle cose così, solo per attirare l'attenzione e fare un po' di casino. E perché, proprio questo, vedete che non è Satana, cioè è proprio l'atteggiamento antisociale. Cioè, è il uh, nessuno mi caga, qualcuno mi vede, qualcuno mi può vedere, Oh io esisto, mi guardate. Questo è il movente. Comunque, l'anno prima dell'omicidio avevano imbrattato i muri del cimitero con 666 scritto ovviamente sui muri. Sì, sei, sei. Geniale, tutto il resto, vabbè. Comunque. <coughs> Cominceranno ad alzare sempre più l'asticella. In realtà chi è che alza l'asticella? La peregina Veronica, che lei ogni volta propone una cosa sempre più adrenalinica, sempre più assurda alle altre due, e se le altre due reagiscono positivamente, sei brava, se reagisci. Oddio no, non me la sento. Perdente, eh, sei una, una, una pusillanime, sei una che non vale la pena di stare in, questa, eh, in questo nostro gruppo, e eh, Quindi, chiaramente, quando Veronica alzava l'asticella, le altre due eh, ci stavano, ci stavano in un modo o nell'altro. Per cui a un certo punto gli verrà anche l'idea. Quando non lo so, Mari ma arriverà. Ehm, gli viene anche l'idea di profanare una tomba e rapire un cadavere. Fortunatamente si sono concentrate sul fatto che questa cosa faceva schifo. Almeno fino a qui ci sono arrivate. Dai! Oh. E questo non l'hanno fatto. Un'altra volta hanno cercato di uccidere un cane. Praticamente c'era questo signore che eh, puntualmente portava fuori il cane. E si sedeva su un muretto e lasciava questo cane libero di andare a fare la pipì, faceva il suo giretto e poi tornava dal padrone. Cioè il padrone aveva smesso di passeggiare col cane, il cane si passeggiava da solo e poi tornava dal padrone. E tutti i giorni faceva questo giro due volte al giorno. Per cui le ragazze, siccome gli stava sul cazzo questo tipo qui, sì sì, bestie del cane, ma aspettate, in realtà, mh, vabbè, adesso vedete. Decidono bene di ammassargli il cane E come pensano di uccidere questo cane? Prendendo una tanica di benzina E dandogli fuoco con l'accendino Dei bastarde Veramente qui si può dire eh? Qui si può veramente dire Quindi eh, che cosa succede? Che riescono a rapire il cane Prendendo un osso dal macellaio E lo, lo incontrano nel suo giro gli, gli offrono questo osso Il cane le segue Lo prendono a un guinzaglio e lo portano con loro in una stalla abbandonata una di queste, di queste tre aveva la tanica, penso, adesso non mi ricordo, forse so Ambra o Milena, insomma, aveva preso la tanica. E legano questo cane e lo, lo cospargono di benzina. Poi chiederanno a sempre un'altra delle tre di tirare fuori l'accendino. Insomma, alla fine le altre due, tranne Veronica, si sono cagate addosso. Questo accendino non l'hanno tirato fuori e eh, nonostante ce l'avevano tutte, ma io non ce l'ho, io non ce l'ho. Una è riuscita a far scappare il cane, il cane se l'è data ed è tornato dal suo padrone. Quindi, almeno questa storia finisce bene. Questa storia finisce bene. Io non oso immaginare il padrone che si vede tornare il cane cosparso di benzina. Cioè, eh, che cazzo ha pensato? Sicuramente non avrà mai pensato qualcuno l'ha cosparso di benzina per cercare di dargli fuoco. Ma una volta che l'ha saputo, Madonna. Veronica, eh, dopo aver fatto sta stronzata del cane, siccome Veronica era l'unica a voler davvero uccidere questo cane, le altre due invece si sono un po' fatte da parte perché si sono un po' cagatine. Eh, Veronica si incazza come una bestia. Una delle due scappa e l'altra rimane con Veronica. Adesso non so esattamente quale delle due, perché le altre due sono un po' interscambiabili nel, nella storia. E, e diciamo che Veronica fa comunella con quella che era rimasta lì, parlando male dell'altra. e questa è di nuovo una dinamica psicologica dei gruppi al femminile, per cui se sei con me. Sei mia amica, ti do rinforzo positivo, ti dico che sei coraggiosa, sei brava, dai, che la prossima volta ce la facciamo. Però almeno sei rimasta qui, ti sei presa le tue responsabilità. E non come l'altra che invece si è defilata mi ha tradita. L'altra è una traditrice, ha perso la mia fiducia, adesso sei tu la mia preferita. Cioè, facciamo così, Veronica, ok? Quindi capite che le dinamiche psicologiche erano parecchio intricate. Per cui l'altra che era scappata, ovviamente adesso farà di tutto per riuscire a riprendere la fiducia di Veronica, a riuscire a essere di nuovo re reinserita tra le sue grasse. E Veronica proprio in quel momento dopo che hanno fallito con eh, il canicidio alza l'asticella e dice "Vabbè, allora omicidio. Va, to, omicidio". E all'inizio, insomma, quando lei dice "Dai, facciamo un omicidio", le altre due ridono e non la prendono sul serio, perché pensano che stia scherzando. A quel punto Veronica le guarda tipo "Avete osato non prendermi sul serio?". Veronica, ovviamente, quando le altre due non la prendono sul serio, le guarda tipo così, no? Ma seriamente non mi avete preso sul serio, cioè, oh, io sono la rich bitch qua, eh, cioè non è che mi potete Uh, ridere in faccia quando io vi propongo una cosa di cui non era sicura nemmeno lei ma ha cominciato a pigiare su questa cosa dell'omicidio proprio perché le altre due l'avevano riso in faccia ah ridete di me allora vi faccio vedere che io faccio sul serio quindi capite quanto è stupido quanto è superficiale come ci sono arrivate in maniera eh, che nessuna delle tre lo voleva fare in realtà lo facevano tutte per una dinamica di potere interno alla, al loro gruppettino di, 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 di femmine tossiche del cavolo. Comunque un mese prima, tra l'altro, dell'omicidio, perché poi decideranno di, di commettere un omicidio, ma inizialmente non sanno con chi prendersela, cioè devono scegliere la vittima. Allora cosa fanno? Fanno una lista di persone che gli stanno sul cazzo. E tutti fanno questa lista di persone che stanno sul cazzo e in questa lista c'era anche... Don Ambrogio In bicicletta Vi ricordate Don Ambrogio Che era il parroco della, della chiesa di, eh, di locale E quindi loro ce l'avevano con questo prete Perché era particolarmente antipatico a loro E volevano All'inizio avevano in, individuato lui E volevano far fuori lui Se non fosse che una delle tre ha detto Ehi però lui è corpulento Cioè se noi ci attacchiamo, lo attacchiamo Lui ci stende tutte e tre con un pugnone E anche sì quindi dopo hanno cominciato a pensare, ma lui era perfetto perché è un prete, perché fa parte del clero, è un ottimo sacrificio per Satana, no? E dobbiamo trovare qualcun altro del clero che però non sia così grosso e possa opporre tanta resistenza. Indovinate chi hanno individuato nel loro radar? Suor Maria Laura, purtroppo, perché era una suorina minutina, fragilina. Quindi prima del delitto Veronica anche per come dire assicurarsi il fatto che loro saranno solide nel loro progetto il fatto che non la tradiranno come hanno fatto col cane quindi questa volta le farà legare a sé tramite un rituale quindi loro fanno questo rituale satanico, abbastanza di autoinvenzione infatti per quello che vi dico satanismo se sì, vabbè, eh, fanno questo rituale in cui eh, sentite com'è fatto questo rituale Allora, ognuna di loro si fa un taglietto sul dito indice e hanno un bicchiere d'acqua, così. Praticamente sgocciolano qualche gocciolina di sangue nel bicchiere d'acqua e poi, passandosi questo bicchiere d'acqua, se lo bevono. Cioè, pusillanimi, anzi, che i real vampires almeno si bevono le sacche di sangue diretto. Cioè, ma chi siete? Con l'acqua? Cioè, due du gocce di sangue nel bicchiere d'acqua? Dai! Dai, sì, fa schifo. Fa schifo, però, è un rituale omeopatico. Esatto. Esatto che l'erbi, un rituale omeopatico, L ho messo solo qualche gocciolina lì dentro, ok? Quindi questo rituale però le unisce perché comunque c'era una sorta di uh, delirio di massa, chiamiamolo così, in cui tutte quante vivono intensamente questo legame, questa promessa, sì, uccideremo uh, la suora tutte insieme, sì, non ci possiamo tradire perché ormai siamo legate da un patto. Uh, vincolante da un patto di sangue, e quindi nessuna può tradire l'altra, anche perché questo è un rituale fatto per Satana. E Satana, se noi non lo portiamo a termine, ci punirà. Quindi capite, mettono anche nell'ottica del terrore non solo l'esclusione totale rispetto al loro gruppo che si era creato, che era quasi come appunto dicono mostrate teste, significa che erano ormai una testa sola, cioè pensavano tutte come Veronica sostanzialmente, perché lei le aveva soggiogate alla sua manipolazione, al suo pensiero. Tant'è che. Una di loro dirà anche: Non mi sono mai sentita così parte di qualcosa come durante quel rituale. Quindi, capite, ha avuto molta importanza per loro, soprattutto il legame che ha creato tra le tre. Era davvero la cosa più importante per loro. E, ed è anche per questo che non si sono fermate poi al momento dell'omicidio. Ok. Eh, chiaramente Suor Maria Laura non l'hanno scelta come molti pensano solo per il motivo satanico, cioè era una suora, era tanto buona e cara, era amata da tutti, quindi il sacrificio eh, di Suor Maria sarebbe valso molto di più agli occhi del Signor Oscuro. Certo rimane eh, la scelta del clero, perché la scelta del clero? Sicuramente perché nei loro sogni Satana e tutto il resto, ma se vogliamo andare un pochino più a fondo. Nella psiche di questa scelta Secondo me hanno scelto un membro del clero Proprio perché il clero è simbolo di chiusura mentale Di bigottismo, di zavorra Che trattiene la società dall'evolversi In una società diciamo più um, Più che era nelle corde di queste ragazze, ok? E poi perché ovviamente era una vittima facile Era ingenua Sapevano che era una che si sarebbe proposta sempre di aiutare qualcuno in difficoltà. Quindi sono state anche hanno avuto anche poche difficoltà nel trarla in inganno, nel nel portarla poi nella tana del lupo perché lei avrebbe seguito chiunque eh, si fosse manifestato bisognoso, quindi era una vittima molto semplice e poi era una donnina fragile che non si sarebbe mai difesa perché non avrebbe mai fatto del male agli altri, quindi cioè come prendere un, un, un cucciolo e raga, a me questa cosa mi, 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 mi uccide, però. Ok, comunque sia, i media ovviamente hanno sempre raccontato questo caso come il satanismo. Anzi, vi leggo proprio testuali parole, non solo di testate giornalistiche. Come dire, eh, di dubbio gusto, ma anche testate abbastanza credibili, come Il Corriere che tratta molto bene i casi di cronaca, a volte, come La Repubblica, come La Stampa, come, insomma, de delle testate giornalistiche non proprio. Che possono accompagnare solo, ma anche di un certo calibro, hanno tutte intitolato il caso come il satanismo chiave di lettura dell'omicidio, l'omicidio movente satanico, eh, la suora uccisa durante il rituale satanico. Quindi Satanic Panic, come vi dicevo prima, noi media yuhu, andavano a nosse. Ma ovviamente, cioè come vi dicevo prima, era una coperta, cioè il satanismo copriva, era una scusa, era un, una copertina brillante da mettere sopra a tutti i disagi che c'erano dietro. Vi leggo un articolo del Corriere che ho trovato, un pezzo, un pezzettino di articolo del Corriere che ho trovato, tanto per farvi vedere un po' il satanic panic a che appunto era arrivato. Corriere scrive... Dovevano essere 18 i colpi di lama, 6 a testa, 6, 6, 6, il numero della bestia, 6 coltellate da Milena, 6 coltellate da Ambra, 6 coltellate da Veronica, le amiche assassine di Chiavenna, le ragazze di Satana. Eh? Che cazzo stai a di? Che loro nella loro testa dovevano ucciderla con una sassata e una coltellata e finiva lì? Ma che cazzo stai a dì che dovevano essere 6 coltellate a testa, 6 6 6, dovevano essere 18 e invece sono state 19. Ao! Oh. Corriere. Cioè, capito? Eh, è un pochino un po', cioè quando si dice il um, il, il, il diritto di, di poesia, no? Il, come si, il diritto un po' all'inventiva, ecco, perfetto. Sembra un preambolo per una serie tv. Sì, infatti. Ecco, la licenza poetica, Bladkis, grazie. Grazie, mi hai rubato la parola dalla, dalla lingua che non usciva. Grazie mille. Vedete che siete fondamentali, cavolo. Licenza poetica, esatto, licenza poetica. Stesso discorso di Andrea, assassino di chiara Gualzetti. Sì, ma Andrea era lui che pigiava su me l'ha detto Satana, me l'hanno detto le voci. Loro non hanno mai detto me l'hanno detto le voci, hanno detto ci siamo organizzate per fare perché ci annoiavamo. Poi quando hanno insistito col satanismo, dite, ah sì, vero, no, c'era anche il satanismo effettivamente. Però inizialmente non l'avevano neanche nominato il satanismo loro. Comunque, eh, vi ho parlato un pochino delle eh, dinamiche, l'avevo messo qua negli appunti, ma vi avevo già parlato delle dinamiche gruppali femminili, dove c'è la peregina che tiene le altre soggiogate psicologicamente e minaccia con la minaccia dell'esclusione, eh, la, diciamo, quella che non si adegua alle regole della capetta. Comunque, vanno a processo giustamente, ma prima del processo, come sapete è necessario fare una perizia psichiatrica. Faranno una perizia psichiatrica sia con Picozzi sia con una psicologa, penso dello sviluppo, comunque, vabbè. Faranno questa mh, perizia in combo e viene fuori la stessa diagnosi. Che è? Dai che avete l'emoticon, potete puntare sulla diagnosi. <ride> Ormai ce l'abbiamo. Tutte e tre, eh, tutte e tre hanno lo stesso disturbo di personalità. Tutte e tre. Sì, borderline, esattamente, esattamente. Tutte e tre diagnosticate con disturbo di personalità borderline. Chi più accentuato, chi, un più me chi meno. Ora, sicuramente ognuno di noi conosce una persona che ha affetta da disturbo di personalità borderline nella sua vita. Sappiamo che il borderline è un disturbo di, di personalità davvero molto ampio, cioè è come se dentro di sé avesse tutti gli altri disturbi. Quindi anche dire borderline non è dire molto eh, del disturbo di quella persona. Eh, si sa che temono moltissimo l'abbandono, hanno questo grande senso di vuoto, sono alla ricerca di emozioni forti, non riescono a stabilire relazioni durature se non... In maniera tossica. Insomma, grandi linee questo hanno in comune, ma poi possono anche essere molto diversi. Proprio perché borderline è una definizione che indica una persona che sta tra il eh, come dire, il disturbo di personalità e il disturbo psichiatrico, quindi la psicosi, i deliri e tutto il resto. Quindi è proprio lì a cavallo. Tra quella che noi possiamo chiamare follia vera e propria, cioè nel senso la follia, cioè vedo cose che non ci sono, e tutto il resto, comunemente chiamata in modo ignorante, ovviamente. Quindi la grande discussione che si ha su queste tre ragazze è incentrata sulla capacità di intendere di volere al momento dell'omicidio. Poiché, essendo tutte e tre borderline, eh, i borderline a volte hanno degli episodi dissociativi, hanno degli episodi psicotici. Quindi. Potrebbero anche non essere state in grado di intendere di volere al momento dell'omicidio. Quindi il processo inizierà il 5 febbraio del 2001 presso il Tribunale dei Minori di Milano. È un nonostante i giornalisti, volessero... fossero proprio affamati di questo caso, è stato comunque a porte chiuse e quindi niente un giorno in pretura. E durante il processo però ci sono ovviamente dei testimoni che si sono fatti intervistare che hanno raccontato un po' cosa succedeva in aula e hanno raccontato che le tre ragazze non si sono guardate in faccia nemmeno per un istante, proprio perché tutte quante sapevano che si erano tradite tutte, cioè ognuna dava la colpa alle altre due, non c'è stata una che è stata fedele al gruppo, nessuna. Quindi vedete anche quanto hanno fatto per rimanere unite e quanto poco è bastato per separarle inesorabilmente per sempre, tant'è che queste poi non si parleranno mai più nella loro vita e comunque durante il processo non si guardano nemmeno in faccia e hanno tre atteggiamenti molto diversi ovvero Ambra è quella che sembra davvero più provata e disturbata dalla faccenda poiché soprattutto nel momento in cui descrivono in tribunale vengono descritte poi sicuramente verranno anche mostrate delle foto eh, le dinamiche dell'omicidio quindi la violenza con cui è stato perpetrato i colpi che sono stati inferti Ambra si sente talmente male che sviene e quindi verrà in continuazione eh, assistita a livello medico, da. non so, le fanno non usare i sali e lei si riprende, cioè non lo so esattamente cosa fanno, comunque questa sviene due o tre volte durante il processo perché quando entrava in contatto con quello che aveva fatto, fam, eh, andava giù. Milena invece è quella che si mostra più pentita e tiene gli occhi bassi durante tutto il processo. Veronica, la peregina, invece caustica, fredda, decisa, lei Va avanti come un fuso. Dritta come un fuso. A questo punto il giudice dispone una nuova perizia psichiatrica, perché insomma dice che non, non può esprimersi, poiché ha bisogno di nuove perizie psichiatriche, su queste tre. A questo punto fanno una nuova perizia. Tre mesi dopo avremo la risposta, perché la perizia non è facciamo un discorsino, ti faccio fare un test e abbiamo il risultato. Una serie di incontri fatti a cadenza regolare in cui poi lo psichiatra si fa un'idea di chi ha davanti. Veronica. Si, sì, super strafottente. Adesso, raga, avevano 16-17 anni nel 2000. Quindi adesso, eh, adesso ne avranno un po'. Eh, 36 37, 37, 38, sì, vanno verso i 40? Comunque,. La nuova perizia, che verrà fatta dopo tre mesi, definisce in realtà tutte e tre come incapaci di intendere e di volere al momento dell'omicidio. Quindi un parziale vizio di mente, ovvero persone che sono eh, lucide, normalmente, ma che al momento dell'omicidio hanno avuto un momento così, di dissociazione, un momento psicotico. Per cui il 9 agosto 2001 si farà l'ultima udienza eh, del primo grado. La difesa punta chiaramente sull'assoluzione per vizio totale di mente, mentre l'accusa ritiene che loro siano perfettamente in grado di intendere di volere. Sapevano e sanno benissimo quello che fanno. Dicono che sia legale. Se qualcuno coglie la cheat è mio amico. Comunque, eh, alla fine di questo processo verranno condannate soltanto Veronica e Milena, entrambe a 8 anni e 6 mesi a testa. 8 anni e 6 mesi. Oh, vabbè. Invece Ambra eh, per il GUP è valida l'infermità mentale, anche perché l'ha vista svenire, questa che stava malissima, eccetera, e la assolve. La assolve e le darà soltanto 3 anni in un riformatorio giudiziario. Quindi le altre due 8 anni e 6 mesi in carcere, Ambra invece 3 anni in un, uh, in un riformatorio e poi via, via che si va. Sì, la assolve, la assolve, la assolve per vizio totale di mente. Ovviamente ricorrono in appello, ci sarà il secondo grado, e in secondo grado però la sentenza si ribalta completamente. Cioè, vengono confermate le condanne per Veronica e Milena a otto anni e sei mesi ognuna. Ambra, invece, che risultava prima come totalmente incapace, viene considerata invece parzialmente incapace come le altre e a lei danno 12 anni e 8 mesi. Io questo non l'ho capito però. Cioè, scusate, magari c'è qualcuno che, che studia giurisprudenza o che è in arte, come si dice, dagli artisti è in arte, è in professione, che mi sa spiegare questa cosa anche nei commenti su YouTube perché ad Ambra poi da, daranno, cioè prima la assolvono e poi le danno 4 anni in più delle altre. Non capisco. Appunto, perché 12 a tutte? Perché non 12 a tutte? 8 mesi per far sembrare di essere più severi. Ma probabilmente perché hanno fatto... lì fanno i conti con le aggravanti, con gli sconti, perché il rito abbreviato e tutto il resto. Andranno anche in Cassazione, la, che è la mia parola preferita. E la cassazione confermerà il tutto. Magari le altre, perché si erano già fatte alcuni anni di carcere. Hai ragione. Potresti avere ragione. Però questa cosa, comunque. Hai ragione. Sì, 2004. Probabilmente hanno dato la stessa pena a tutte, ma ad Ambra di più perché lei non si era fatta il carcere. Ha tutto senso. Ok, grazie, mi ha illuminato di immenso. Comunque. In galera, in galera, purtroppo, raga, voi pensate che ci abbiano fatto davvero otto anni e sei mesi a testa in galera. No, ci restano poco in carcere, perché nel 2004, tra l'altro anche qui la differenza di trattamento non l'ho capita, però nel 2004 il giudice di sorveglianza manderà Veronica in una comunità di recupero a Roma. Quindi si è fatta tipo boh nannetto di carcere. Così nannetto tanto per gradire, e poi è andata in comunità: in comunità di recupero dove eh, ci sono anche altre persone che non hanno ucciso, cioè nel senso, vabbè, bene. lei rimane lì due anni e poi nel 2006 con l'indulto torna in libertà. Quindi, bene. Veronica, il cappetto, la mente, la peregina di tutto questo in sei anni: a posto! A posto, benissimo. Veronica, tra l'altro, lavorerà come commessa, quindi troverà lavoro come commessa. Attualmente è sposata con un figlio e la sua vita è regolare: non ha commesso nessun reato, non ha fatto nessuna azione criminale. È una cittadina modello e dal 2006 ad oggi sono passati 15 anni si è comportata bene. E infatti la cosa che eh, loro stesse dicono sempre è... Noi non avremmo ucciso... E questo, su questo hanno ragione tutte e tre... Eh, noi non avremmo ucciso individualmente suor Maria Laura. Noi l'abbiamo uccisa proprio perché eravamo il trio. Se non ci fosse stato questo legame gruppale... Noi come singole non avremmo mai commesso delle azioni omicidiarie. E infatti... E infatti nonostante si facciano veramente poco... Di, di carcere, poi non hanno più fatto reati minori e quindi si può dire che almeno Veronica recuperata. Poi nel 2006 anche Milena viene messa nella comunità Exodus e dopo un po' anche lei esce da lì. Nel 2007 ad Ambra concedono la semi libertà. Ambra è l'unica che non esce dal carcere, sostanzialmente che si fa tutta la sua si sconta tutta la sua pena. Ora, questa cosa, io non ho capito perché l'accanimento contro Ambra, dopo che prima l'avevano assolta, poi dopo accanimento su Ambra, però vabbè, ci saranno dei motivi sicuramente che io non so. I genitori di queste tre, si sa qualcosa di loro durante il processo, durante il processo si sa poco, però quello che sappiamo dei genitori di queste tre è che se ne sono sempre sbattuti il cazzo dei loro figli, delle loro figlie. E questo era un grande atto. Avete presente gli adolescenti o i bambini anche che fanno le cose per attirare l'attenzione dei grandi? Loro volevano tanta attenzione, tantissima. Sono arrivate a fare questo omicidio sicuramente per ricerca di attenzioni, malato, malatissimo, patologico. Ma se andiamo a monte è questo. Hanno cambiato identità, sì, 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 sì. Hanno cambiato identità, hanno cambiato nome, hanno cambiato città, vivono al nord, mi pare che forse una a Roma, non lo so, comunque sono eh, sparse in altri luoghi, in altri laghi. Ma comunque, eh, quando vi ho visti parecchio incazzati prima sul fatto che la sentenza sia durata poco, vi faccio una domanda. La prigione, il, la galera, il carcere, anzi, per chiamarlo come dovremmo chiamarlo, è fatto per mettere al sicuro noi dai criminali, cioè separarli dalla società perché potenzialmente pericolosi di reiterare l'atto o fare comunque azioni criminali dannose per gli altri e quindi nel frattempo anche recuperarli per poi rimetterli in società o è una vendetta? Perché, se, ecco... Perché se vogliamo credere, e noi crediamo, che il carcere sia un sistema riabilitativo fatto per rimettere le persone in società, allora non dovremmo arrabbiarci. Perché queste ragazze non hanno più fatto niente di male. Non hanno niente, cioè proprio neanche reati minori, niente, non hanno mai più fatto niente. Quindi si può dire che siano state recuperate, reintegrate in modo sano in società, che purtroppo è una cosa che... Tante volte non succede, perché poi li rimettono liberi e ricominciano a fare le solite stronzate. Il carcere recupero o vendetta eh. certo dal punto di vista sociale eh, ha preso sempre più il significato, ha sempre preso il significato di vendetta, di punizione. Noi vogliamo vederli soffrire. Ma non pensiamo, perché tante volte, ma è giusto, eh, non è che non, non, si giudici, non vuole essere un discorso giudicante. È normale pensare questo, è normale sentire questo. Si vuole vendetta nei confronti di chi ha fatto del male a persone innocenti. È giusto provare vendetta perché fa anche di noi delle persone con dei valori e dei principi. Però bisogna come sempre fare fatica nella vita perché la fatica fa parte dell'esistenza, bisogna fare uno sforzo razionale e pensare che se è vero che il carcere deve essere riabilitativo e deve tenere lontano da noi dei possibili eh, criminali, nel momento in cui sono recuperati e non sono più criminali non dovremo accanirci sul continuare a farli soffrire ma... Accettarli di nuovo in società, per quanto questa cosa so che anche a me mi fa questo effetto, eh. non, non, non crediate che io davvero eh, riesca a pensare questa cosa lucidamente. Io ce l'ho dentro il fastidio. C Ho il fastidio di persone che magari anche innocenti si fanno molti più anni di carcere, con molte meno prove a loro carico, con grandi punti interrogativi senza ogni ragionevole dubbio. E poi queste tippe che invece si sono macchiate in omicidio stupido. Si sono fatte boh, sei anni di carcere. Cioè, fa incassare, fa incassare di brutto. Non penso che i figli sappiano, ho cambiato identità e tutto il resto. Ecco, questa è una domanda che volevo fare come ultima domanda, ultima riflessione. Ma voi, foste in questa donna, cioè sicuramente, mettiamo Veronica, ok, che è quella che è uscita per prima, ed era anche la peregina che poi è stata la mente di tutto. Veronica ha avuto un figlio e noi siamo sicure, sicuri che eh, ce l'ha avuto. Ora, lei ha cambiato nome, ha cambiato cognome, ha cambiato identità e tutto. Però sicuramente il marito lo sa, cioè, vien fuori in senso anche solo scartabellando due carte che c'ha tua moglie in casa, ce lo vieni a scoprire, non lo so, eh, anche perché cambiare identità, documenti, cose, cioè. Mm, non so mi viene da pensare che è difficile che un marito non venga poi a scoprire anche se glielo tieni nascosto non venga a scoprire questa cosa I figli secondo voi almeno il figlio di Veronica secondo voi lo saprà mai chi è sua mamma perché poi magari viene fuori da dove sei cresciuta mamma Chiavenna ah ma te in quegli anni lì eri lì hai saputo di quella storia cioè cioè, prima o poi, secondo me, viene fuori. Come fai col figlio tenendoglielo nascosto? Ma glielo tieni nascosto per tutta la sua adolescenza, poi a una certa glielo dici. Ma come fai a sposarti una che ha commesso un omicidio? Per il movente è molto importante il movente dell'omicidio perché non è una serial killer. Non stiamo parlando, cioè stiamo parlando di una che ha commesso un omicidio perché era in una. Dinamica psicologica era con determinate persone si era creata una determinata situazione. Poi è chiaro che hai sempre la paura che possa risuccedere, eh? magari, magari questa cosa, non so. Però è un, è un omicidio molto situazionale questo, per cui è anche difficile che. Eh, che si ripeta se il gruppetto non continua a, 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 a relazionarsi, ecco, anzi vi dirò di più: in realtà, quelli che hanno storiace di questo genere alle spalle. Tante volte riscuotono anche più successo con l'altro sesso, con lo stesso sesso, dipende da quello che preferiscono, perché c'è questo fascino, come vi dicevo, dell'ibristofilia, cioè la, il feticismo che può essere più o meno accentuato verso criminali, assassini, eh, persone, diciamo, outsider uh, from the dark side of, of the moon. Ultima cosa, Suor Maria Laura Mainetti, il 23 ottobre del 2005, è stata beata. Perché martire? Perché è morta eh, pronunciando delle parole di martirio, pronunciando delle preghiere di perdono, quindi, sicuramente la persona che la Chiesa ricorderà per sempre.